Ciao, tra le varie bufale, balle che circolano in questi giorni, in queste settimane, sicuramente funzionano ancora di più quelle che trattano certi argomenti non particolarmente facili da comprendere a tutti perché poco dibattuti a livello popolare. Ecco, mentre il paese è in ginocchio con le sue 18.000 vittime, le opposizioni, unico caso al mondo, invece di collaborare alla tenuta del paese, effettuando proposte serie e credibili, continuano a veicolare fake news. L'ultima è sul MES. Allora facciamo chiarezza. Le conclusioni a cui sono giunti i ministri dell'economia nell'Eurogruppo sono solo una bozza che verrà analizzata dal Consiglio europeo, cioè dai presidenti del Consiglio dei vari paesi. Le misure fissate nella bozza da presentare al Consiglio europeo sono quelle da 100 miliardi per sostenere i lavoratori, quindi anche la cassa integrazione. Un fondo di 200 miliardi della BEI finalizzato al credito per le piccole e medie imprese. Un altro fondo è il Recovery Fund di circa 500 miliardi per gli investimenti. E infine la possibilità di accedere al MES. Queste misure non sono legate tra loro. Cioè non è che se tu come paese non accedi al MES non puoi nemmeno avere accesso alle altre opzioni. E tra queste misure c'è anche la possibilità di aderire praticamente senza condizionalità al fondo salva stati, cioè al MES. Vale a dire che uno Stato ha facoltà, ripeto, facoltà, cioè non c'è un'imposizione, di accedere a questo fondo per affrontare il problema sanitario scaturito dal Covid. Il che significa che dovrà essere eventualmente il Parlamento a decidere e qualora qualcuno ne dovesse chiedere l'applicazione, il Movimento 5 Stelle in Parlamento, come ha fatto per la TAV, voterà no. Perché il Movimento 5 Stelle è una forza politica coerente ed era contraria ieri e oggi al MES, a differenza di coloro che votano le peggiori porcherie, si pensa al taglio della sanità, per poi accusare il prossimo. Ecco, noi siamo per l'eliminazione del trattato MES completamente, ma essendo un trattato internazionale serve l'unanimità dei paesi europei. Purtroppo oggi non c'è tale linea univoca. Ma la Germania e l'Olanda se ne devono fare una ragione. L'Italia, e noi su questo dobbiamo davvero spingere, non deve accettare proposte al ribasso per avallare i loro egoismi e i loro burocrati che si sono avvantaggiati da questa unione. Mi dispiace che a questa sistematica catena di menzogne sul Movimento 5 Stelle ci caschino anche alcuni nostri sostenitori, o alcuni presunti tali, che mettono magari un like a quell'odiatore seriale che è diventato paragone. Che è stato un bravo giornalista, ma del tutto incapace nel declinare nella realtà le idee. Del resto, come fa Salvini, Meloni, è molto più facile e conveniente accusare il prossimo, distruggere invece che costruire. Invece, soprattutto, di aiutare il paese in questo momento così delicato. Attenzione, l'ho detto già altre volte. Non fidatevi di coloro che dicono di essere 5 Stelle, ma poi sistematicamente delegittimano pubblicamente la nostra forza politica. A mio avviso, gli spunti critici, le proposte costruttive sono indispensabili per la crescita del movimento, per tenere sempre presente da dove veniamo. Ecco, io credo che in ambito economico bisogna fare molto di più, specie per le piccole aziende, le partite IVA. Ma veramente attenzione come vengono fatte queste proposte e da chi fa queste proposte. C'è troppa malafede. Se vogliamo essere seri e non dire sciocchezze per avere un consenso effimero, allora noi dobbiamo avere contezza che noi stiamo andando incontro a una crisi economica epocale e bisogna fare di tutto, molto di più di quello che vuole fare l'Unione Europea. Altro che MES. Qui rischiamo che il sistema economico collassi, con esso la tenuta dello Stato democratico. Quindi serve fermezza, serve determinazione e non fake news di odiatori seriali che sanno solo mescolare le carte per dire io sono bravo, bravo a parole, e gli altri fanno schifo. È facile come fa Salvini dire stronzate, come gli ha ricordato il suo vicino di casa. Balle come ribadire in Senato qualche giorno fa che la Svizzera dona 500.000 euro ai cittadini che ne fanno richiesta. Persino il governo svizzero aveva smentito, ma lui va avanti, perché oggi le bugie hanno una presa più della verità. Quindi io vi dico, non vi fidate, analizzate con spirito critico, sentite più voci, ragionate col vostro cervello, altrimenti sarete sempre come quelle canne che si muovono in base alla direzione del vento. Tra tutti gli organi di regime, i social inondati da fake news, la verità oggi è come un diamante.
se ci pensate un secondo. Bisogna scavare per trovarla. Noi del Movimento 5 Stelle siamo nati per cercare con grande sacrificio le verità, anche le più scomode. Lo diceva Beppe, siamo dei rabdomanti, ma a differenza dei rabdomanti, noi non cerchiamo minerali o acqua, ma verità. Quindi non fatevi fregare dalle stronzate che vogliono inocularci certi professionisti delle menzogne che hanno spolpato il nostro paese e oggi si passano per il nuovo che avanza.